Buongiorno, buongiorno, buondì. Allora, spammino, vediamo Discord. Spammino. Vediamo se parte anche lo spam su Discord, perché allora, innanzitutto, sistemiamo un attimo. Oh, allora, oggi si torna a Smeraldo, eh. Che bello. Era un sacco che mi mancava. Ah, allora, archivio. Facciamo subito partire così iniziamo alla grande e non perdiamo tempo. Partiamo Oddio, mancano 18 ore all'obiettivo, bellissimo. Oggi devo cambiare l'obiettivo famoso che abbiamo già raggiunto in realtà, perché l'abbiamo già fatto il gruppo. Ok. Partiamo. È vero che avevo cambiato. No, non l'avevo cambiata così tanto. Scusate, non l'avevo messa in bianco e nero. Allora, Option Simulation. Avevo messo 8 bit. No, volevo 24 bit. Grazie. Ok. E andiamo avanti. Continua. Ah sì, la scorsa volta eravamo qua. Abbasso il volume per le mie cuffie, se no muoio. Ok, ah sì, abbiamo l'uovo da schiudere oggi, fantastico. Ok, cioè abbiamo mattone, Lunix, Bugla, Lithium, Exelia e uovo. Ok. E nel box non dovremmo avere niente, se non sbaglio, giusto? Ah no, abbiamo preso ieri qualcuno di nuovo. No, l'altro ieri qualcuno di nuovo. Sì, Clonurudes, con la Roast Berry, fantastico. Allora, move. No, però lo lasciamo qua. Lo lasciamo qua. Andiamo a schiudere l'uovo. Andiamo a schiudere l'uovo. Così. Inizio live, facciamo qualcosa di utile. Allora, bici qua. Poi acceleriamo. Ok. Così si schiude abbastanza velocemente. Che ne dite? Buon di Gesù. Sto cercando di schiudere l'uovo, non sono impazzito. Bellissimo però. Proprio fa bene agli occhi questa immagine. Xelia, buongiorno a tutti. Ma da quanto tempo, esatto? Ci hai accompagnato in questa avventura, ma appunto, non hai visto ancora un episodio. Allora, rimetto la velocità normale. Auto, ok. Andiamo avanti. Nick! Buongiorno. C'era solo perché, non vi preoccupate. Eccolo qua, why not? E anche a questo why not, ovviamente, dobbiamo dare il soprannome. Quindi, vediamo. Iniziamo adesso che ci sono pochi. Sì, dai. Così, adesso avete più probabilità di vincere. Ma condividiamo in live anche i recenti sculi. Sì, hai trovato Charizard e Venus. Sì, Nick, sei bravo. Sei bravo e forte. Ok, facciamo. No, gli unici eligible user sono quelli che hanno già nickname. Quindi per ora aspettiamo a dare nickname a lui. Aspettiamo, glielo diamo più avanti. Dimentichi Blastoise. Vabbè, ma Blastoise fa cagare. Lo lasciamo why not per ora. Appena arriva un po' di gente in live, facciamo un'estrazione. Ok, tolgo la bici. Oggi dovevamo andare anche al deserto a vedere se sono arrivate. Se c'è arrivata la torre Miraggio. Così andiamo anche a dare un'occhiata, ecco. Poi vi avviso che questo weekend probabilmente qualche live la farò la sera. Perché posso. Posso farla la sera, quindi ho deciso di provare magari. Diventa un attimo più carino. Non calpesterò i piedi a Ricky, diciamo, perché. Ci siamo un po' messi d'accordo, faremo anche una live probabilmente insieme, quindi non mancate, non mancate. Probabilmente o venerdì o sabato, non lo so, adesso vedremo. E fra l'altro anche uno del gruppo dei sub verrà in live da me, quindi sarà ancora più divertente. Sarà ancora più divertente dal vivo, quindi. Vediamo se c'è sta torre Miraggio adesso. No, 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 non c'è, non c'è, non c'è. Perfetto, si torna giù. Aspetta,
No, in realtà non c'è e basta. No, non c'è, non c'è, non c'è. Dovrebbe essere qui così, tipo. Va bene, cacnea. Non mi interessi. La luce, ragazzi, fa un po' schifo oggi perché c'è la luce praticamente solo sopra e fuori c'è brutto tempo, quindi c'è buio. Per quelle serali, infatti, devo pensare a qualcosa, tipo mettere una luce qui. Boh, vedremo, vedremo. Vedremo. Ok, non c'è il suonatore miraggio, quindi dobbiamo andare giù, essenzialmente. Dobbiamo andare giù alla palestra di Norman e vedere cosa riusciamo a fare. Allora, la squadra come è messa? Mica tanto bene. Per ora mettiamo Lithium davanti. Ma che bella squadrina. Mettiamo Lithium davanti, che al 25. Ok. Ah, poi stamattina invece, ragazzi, per quelli interessati a Pokémon Masters, ho fatto la mia pool da 3000 della settimana praticamente. E ho trovato Myrton Costumax. Quindi molto bene, molto bene. È stata una bella sorpresa. Beh, avrei preferito Venusaur per trovarla 3 su 5, però vabbè. Vabbè, ci si accontenta, dai. E Lem 2 su 5 anche. Per non parlare di Chris 5 su 5, ma lasciamo stare quello, sono stufo di vederla con Feraligatr. No, ho sbagliato all'ultimo. Dannazione, ero bravissimo una volta. 9 volte, dannazione. 9 collisioni, ma si può. Ok, andiamo giù. Qua bisogna fare un giro lunghissimo per arrivare fino a Petalipoli. Che palle. No, forse riusciamo a fare la casa dei quiz. Aspetta, aspetta, aspetta. Eh sì, abbiamo fatto 3 palestre, ci sarà la casa dei quiz. Pianta. Occhio di falco, ragazzi. Ok, qua che challenge c'era? Credo sia quella di Spaccaroccia, giusto? No, cos'è? Bene, prendiamo sta Pokéball. Una wave mail, inutili sempre le mail, madonna. Però solo era una cosa carina, dai, cioè. Era una cosa abbastanza carina di un tempo. Second Recovery Challenge, yes. Fra l'altro dovrebbe essere una ogni 2 palestre, giusto? Quindi adesso la prossima sarà la palestra volante, tipo. Utilissimo è diventato. Fra l'altro se fosse in live adesso coglierebbe la chicca, ma non è in live, quindi è Water Gun, vediamo. Vediamo se un Luvdisk riesce a battere un Amel. Addirittura, fortissimo. Fortissimo. Mi controllare su Discord. È arrivata la notifica? Sì, è arrivata, è arrivata, è arrivata. Perfetto. Perfetto. Ok, fammi vedere Telegram perché è il gruppo dei sabbini. Simpaticini. Fra l'altro, oggi dobbiamo cambiare. Stavo dicendo prima, dobbiamo cambiare questa barra sopra perché l'obiettivo l'abbiamo raggiunto. Quindi, mancano 18 ore in realtà all'obiettivo che abbiamo raggiunto 2 settimane fa. Avevo messo 20, ma era 10, ragazzi, cioè ho sbagliato tutto. Infatti dovrò pensare un attimo a cosa mettere al posto dell'obiettivo lì. Mettiamo. Ah, fra l'altro, mi sono dimenticato di dirvi ieri, grazie anche a Adam, stranissimo, che di solito è Atias che mi fa le cose grafiche, abbiamo aggiunto una nuova emoticon per i sub. Quindi ora i sub possono usare questa, quelli di tier 1 possono usare questa qui. Traina from Over, questa. Yes. Sub di livello 1 questi qua, quindi quasi tutti. Cioè tutti praticamente. È stupida, però la prima che abbiamo messo è quella. No, mettiamo Exelia, che forse riesce a fare un po' di più. Poi dovremo trovarne qualcuna, probabilmente le prossime saranno anche disegnate, un po' più carine. Perché non è possibile altrimenti. Sono qua che ho sbloccato anche un sacco di slot in più perché per quelle di livello 1, per esempio, posso fare due emoticon. All'inizio ne avevo solo una perché ho raggiunto abbastanza sub per farlo. Però delle emoticon mi ero totalmente dimenticato, quindi non le avevo mai messe. Infatti, se avete consigli, poi fatemelo sapere perché è carino aver consigli per fare le emoticon. Ah, mi è arrivato un buongiorno da un utente.
Buona live, c'è scritto l'Unix, quindi grazie. Punti canale, esatto. Come punti canale? Ah, dobbiamo cambiare anche i punti canale, quello sì. Devo aggiungere qualcosina perché per adesso è abbastanza basic. Ah, fra l'altro è vero che su Smeraldo erano diverse rispetto a Rubino e Zaffiro. E mi ricordavo una cosa completamente diversa. Va bene. Vabbè, Arbor Mail proprio. Ah, la borsa è piena, madonna, questa cosa della borsa piena che odio. Senti, buttiamo queste cose. Tos. 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 Queste cose dobbiamo un po' vendere prima o poi. Togliamo le mail. Yes. Speed toss. Experience shell però non ci serve. Queste le dobbiamo vendere. Quindi, ok, prendiamo sta mail, ma. No, non prendiamola, tanto una mail. Continuo a dare colpi alla scrivania. La devo smettere. Ok, mi sgranchisco. Which switch closes the hole? Questo. I crit. Ok. No, però appunto prima stavo dicendo. Finalmente un emotico, esatto, guarda che bellissima. Ma fra l'altro non è dei sub allora, è solo dei quelli normali. Ho sbagliato tutto. Devo mettere emoticon dei sub, non solo quello. lasciamo stare, ho messo un emoticon canale, va bene, ho capito adesso come funziona. Infatti prima o poi sistemerò anche questa cosa. Sì, perché appunto i sub per ora non hanno vantaggi a parte l'entrare sul gruppo Telegram, oppure, vabbè, il fatto del supporter su Discord, però ormai tutti quelli che fanno la sub su Twitch quasi tutti sono disinteressati al Discord, almeno in questo periodo, che Pokémon è praticamente morto, Pokémon Spada e Scudo. Tranne per chi gioca competitivo, ma come sapete è sul nostro. Ah, hai preso l'emote con i punti canale, ma sei folle, sei folle. Addirittura, grandioso. Grandioso. Ah, ok, comunque è un'emote dedicata ai sub. Non esiste se non sei sub, ok. Capito, capito. Ember. Sì, fra l'altro non credo ci sia l'opzione di mettere emoticon usabili da tutti. Cioè c'è solo sub livello 1, sub livello 2, sub livello 3. Un po' brutto, secondo me. Cioè servirebbe almeno un emoticon base da far usare a tutti, cioè non è che. Però. Però. Livello 27, ottimo. Ok, Skull Kid Georgia. Ok, mettiamo al primo posto qualcuno che è rimasto un po' indietro. Mattone, che è diventato Kyogre nel frattempo, va bene. Fra l'altro fra poco faremo l'altra estrazione perché credo ci siano più utenti eligible per Why Not. Anzi, facciamola subito, in realtà credo che sia arrivata un po' di gente. Facciamo Rollit. Ok, ha vinto Nick. Ha vinto Nick, quindi dopo devo dare il nome Nick a Why Not. Ok. Loser, ben arrivato. Sims, anche tu, con i punti canale. Esagerato. Esagerato. Ok, ha vinto Nick. Sims, ormai lo spammate ovunque. Bellissima questa cosa dell'emoticon, lo sapevo che. Sapevo che piaceva. Ah, infatti, cioè, ne aggiungeremo altre perché sono bellissime, secondo me. Però, appunto, la persona in grado di disegnarle bene è Atias. Quindi, quelle disegnate le deve fare lui, e per farle lui ci vuole un bel po' di tempo. Giustamente, le fa per svago, quindi non si può neanche chiederglielo di far velocemente. Assolutamente. Cioè lo schiavizzo praticamente, ragazzi. Poverino. Già, cioè, vabbè, a parte che anche lui è uno che si fa schiavizzare, nel senso che. You are sharp. No, sono trainer from when sharp è un altro mod. Ok. Timer Ball, utilissima. Più avanti con i leggendari. No, però che lui si fa schiavizzare perché, per esempio, come vi ho detto l'altra volta, non so se avete presente le grafiche di Pokémon Masters delle scorse live. Ecco, io gli avevo chiesto semplicemente di prendere la grafica originale e di cambiare il logo. Di scrivere Pokémon Masters EX. Che fra l'altro non iniziamo il discorso sull'hashtag Pokémon Masters EX perché.
Ieri è successo il disastro su Twitter, non so se l'avete visto. Andate a cercare l'hashtag Pokémon Master CX, tutto attaccato, poi capirete. Capirete. Ok, abbiamo finito anche la casa di Trix. Quindi andiamo a dare il nome Nick a questo personaggio. Nick, vuoi un altro nickname o lo chiamo semplicemente Nick? Sì, esatto, l'hai scoperta. Comunque hai vinto il giveaway, quindi devo dare il tuo nome a Why Not. Mattone, bellissimo. Nick va bene, ok. Lo chiamiamo Nick. Pa. Ce l'ho in squadra? No, lo devo andare a prendere anche. Il giudice onomastico è qua, quindi siamo di strada, di strada. No, appunto, però è la folle. Comunque, gli avevo chiesto semplicemente di modificarmi la grafica e cambiare il logo, perché era cambiato il nome del gioco. Lui mi ha fatto la grafica da zero, quindi folle, folle. Devo stare più attento a cosa gli chiedo, perché sennò lo faccio lavorare il triplo. Tra l'altro, c'è il protagonista della live di venerdì sera che non c'è qua e non capisco perché. Doveva esserci stamattina per annunciarvi a tutti che venerdì sera c'era. Dal vivo, ragazzi, qui faremo una webcam un pochino più allargata. Allora, name writer. Il musicista ufficiale del canale, mica cazzi. In realtà dovrebbe aiutare, lo sfrutto, no, lo sfrutto in realtà, con un sub, esatto, no, ma è un pro moderatore, quindi lo sfrutto per migliorarmi il microfono, in realtà, così mi fa l'equalizzazione, che non si dice equalizzazione, non diteglielo, sennò si incazza, sì, viene lui, pensavo pure, cosa, gente dal sud è un po' difficile, ok, Nick. No, appunto, lo sfrutto per migliorarmi l'equalizzazione del microfono, però faremo qualcosa, tipo magari o qualcosa di carino di Pokémon magari. Oppure alla Switch, però non ho la capture, quindi c'era un po' problema fare qualcosa con la capture. Ok, Nick lo mettiamo qua, che tanto non ci serve molto. Ops. Ok, andiamo giù. Anzi, no, vendiamo le cose che ci servono un po' di soldini. Soldini, grazie. Non buy, ma sell. No. Protein potremmo usarla, ma non ha senso. Nugget. Nugget. Che non va detto velocemente, sennò sembra la parola con la N. Dai, rit, non ci serve niente. PP up, non ci serve niente perché tanto i PP non vengono modificati in questo gioco. Ma in realtà anche le proteine dobbiamo vendere, ragazzi, perché non ci servono niente. Protein. Gli heal ci servono, energy powder ci servono, super pozione può servirci, repellente ci può servire, experience shell ci può servire, macho brace. No. Sono tutti strumenti da Max Ether. No, bel glasses. Anche questi sono strumenti che non ci servono, ragazzi, perché non li useremo mai, purtroppo. Perché anche se li diamo a un Pokémon di tipo acqua, non si trasformerà mai sicuramente in un Pokémon di tipo terra, per esempio. Stardust 2. Fa strano perché sono singoli in questo gioco, però capirete che non servono molto. Anche le MT in realtà dovremmo vendere tutte, però vabbè, teniamole per ora. Tanto non ci occupano spazio le MT. Ok, andiamo giù. Mi dissocio, perché? Ah sì, dalla parola con la N, sì, ci si dissocia tutti. Non incastrarti. Ciao, signor Marino, andiamo. No, voglio andare a Dewford, grazie. Oh. Ok. Hankorai! Ok, andiamo a Petalipoli. Petalipoli, grazie. No, Slateport. Adesso mangiamo tutta la live avanti e indietro con la barchetta. Va bene. Ok, ora mi devi portare a Dewford.
Dewford e poi Petalburg. Da, da, da. C'è il personaggio col mal di mare, col mal di mare che fa dalla barca. Oh, 999, no. Cosa sta succedendo in chat? Io non capisco, a volte scrivete in codice. Ok, adesso dobbiamo andare a Petalburg. Petalburg, grazie. E vedremo anche la grotta di Regice. Boh, con la B. BB socio. Qualcuno per una Lilia Final Boss. Perché Lilia Final Boss? Ops, cosa sta succedendo, Nick? Ho paura. No, però sul gruppo dei sub dovete assolutamente consigliarci qualcosina da far venerdì, perché in due ci sono le sfide da fare, cose così interessanti. In realtà faremo un sacco di live solo per sistemare l'audio, sarà una live molto più lunga, probabilmente di 2 ore. Ok, ci curiamo. Anche qua tutti i discorsi sulla... No, ci siamo già curati. Tutti i discorsi sull'infanzia, sul simbolismo, l'andare qua in questo punto, parlare con questo tizio, fare il discorso più filosofico del gioco. What do you see reflected in your face? E il bambino, e il me di 9 anni che si metteva così per 3 ore a fare... No, profondo. Per ore, ore, stavo lì. No, ma è assurdo, no, ma è incredibile, è vero. Oddio, cosa sta succedendo? Loser, ti sei fatto spammare. Hai spammato qualcosa. No, ti sei fatto. Hai spammato qualcosa. No, ma aspetta. L'ha tipo bannato, magari. No, ok, li ha solo eliminato i messaggi. Ti ha sospeso per 5 secondi. Sì, ho i simboli perché li bloccano ogni tanto. Perché non andiamo solo a battere Norman, esatto. Ok, sì. Speedroom o Accuracy Room? Bah, uguale, io andrei alla Speedroom. Sì, andiamo alla Speedroom. Qua era interessante perché c'era da fare anche ragionamenti su che Pokémon usare, però... sì, teniamo mattone al 25, dai. Dovremmo essere indietrissimo con i livelli, però, perché siamo intorno al 25, dovremmo essere intorno al 30. Siamo molto indietro, sappiatelo. Ecco, il primo Pokémon è il 26, cioè. E Mattone è un Voltorb, va bene. Spark. Spark. Aia. Ok. Farmi esplodere. 26, dai, dai, almeno saliamo di livello un po' col mattoncione nazionale. Ok, ora mattone al 26, quindi mettiamo uno al 25 davanti. Quindi Lithium, sempre inutile Lithium, eh. No, che dig. Oh, ma Exelia sempre Pokémon OP diventa, com'è possibile? Qua c'è la stanza Confusion e qua c'è la stanza Defense. Andiamo alla stanza Confusion, divertiamoci. Yes. Ok, qua c'è la stanza campione, in teoria. Ok, da piccolo un'ansia per il fatto che li avevo battuti senza fare tutto il giro, quando in realtà praticamente hanno sempre gli stessi Pokémon, non è che mi sono perso chissà che roba. Provo l'ansia. Lithium è un Pokémon utile adesso, finalmente. Facciamo un bel bite che ti fa mordere. Che ti fa mordere, che ti fa tentennare. Ti fa mordere, ragazzi. Ah, fra l'altro... Assolutamente, dopo la live devo mettermi a fare la villa in Pokémon Masters, perché così domani, se arrivo giusto alla stanza 30, rifacciamo la sfida di ieri, solo per la stanza 30, cioè la stanza finale. Spero di riuscire a farlo perché mi piacerebbe un sacco. No, che mi confonde, no, che mi confonde. O riesci comunque a trovare una B in ogni, una B o una P in ogni frase, va bene. Bite ancora, via. Colpisci perché sennò con Focus Punch ci ammazza. Bravo. Ok, ha flinciato pure. Haha. Ok. Devo sistemarmi i capelli, fra l'altro. Sono tutti...
Ok, sono a posto. Sono a posto. Byte. Byte true. Vabbè, però. Teeter Dance. Che tra l'altro era una strategia una volta, Teeter Dance, mi sembra. L'avevo vista usare in qualche sfida, probabilmente. Dizzy Punch, ovviamente. No, è tutto per farci confondere. Interessante, interessante. Parapapapa. Aspettate che ringrazio sul gruppo dei sub, perché chi è sul gruppo dei sub sa. Ok. No, vabbè, raga. Raga, no. Non so se vedete. Cioè, ma che cazzo sta succedendo quest'anno? È morto Filippo Daverio. No, vabbè, cioè quest'anno sta... Cioè cosa sta succedendo? È morto pure un DJ, cioè fantastico, quest'anno sta morendo... No, vabbè, ma lui lo conoscevo un sacco, cioè guardavo un sacco di documentari e cose. C'avevo la mia prof di storia dell'arte che era fissata con lui, ci faceva sempre vedere i documentari in live, e in live, in a lezione. No, vabbè, 71 anni. Vedi, cioè che poi arrivi alla seconda frase e leggi 71 anni e ti viene da dire vabbè 71 anni. No, non va bene comunque. Però, cioè, dannazione. Peccato davvero. L'altro giorno con Chadwick Boseman, cioè... Mamma mia. Mamma mia. Brutta storia, brutta storia. Dai, curiamo Lithium. Confortiamoci con... Uè, Ricky, fermo, ricomincio, sono appena arrivato. Se... va bene, ricomincio. Ok, ragazzi. Bene, ciao a tutti, ragazzi. Dobbiamo battere Norman oggi. Stavo parlando... Oh, ti ricapitolo le cose che sono successe. Beh, innanzitutto una notizia bruttissima. Abbiamo appena letto che è morto Filippo Daverio, a 71 anni, il critico d'arte. Tanta roba. Però, le altre cose importanti sono che... Ho aggiunto l'emoticon dei sub, la prima emoticon dei sub. Poi, seconda notizia è che sto fine settimana probabilmente faremo una collab in live una sera, probabilmente. Come ti ho già detto su Telegram, se riusciamo, ecco, sim, che vola, se riusciamo a organizzarci. E fra l'altro dovrei riuscire a fare anche l'emote wall, la faccio un attimo più grande, sapete? Così. Così si vedono meglio le emoticon, dai. Ok, provate a rispammare. Provate a rispammare. Un po' più grandi, ma Sims è veramente piccolo, quindi non si vede molto bene. Vabbè, dai, si vede ogni tanto volare. Ok. Poi, appunto, avevo detto della collab che si verrà in live probabilmente questo weekend, e del fatto che invece venerdì sera ci sarà qui in diretta, così, così, non so, vedremo. Il musicista ufficiale del Project Dolly. Che mi sistemerà l'audio del microfono, innanzitutto, e faremo un po' di live insieme, quindi faremo qualche sfidina, qualche giochino carino, cose così. Ok, sempre Lithium davanti, sì. Lithium davanti e dietro tutti quanti. No, mi dissocio. Sì, poi abbiamo fatto un'estrazione, ha vinto Nick, e basta, mi sembra di aver detto tutto. Giusto, 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 scusate. No, non la voglio la seconda cuffia, se no non sento la mia voce, mi dà un fastidio. Col trainer Jody. Con Zangusé. Zangusé. Ok, facciamo... Wing attack. Aia. Aia. Aia, si sta settando. Ecco, sta palestra mi piaceva perché ai tempi ti insegnavo un pochino di strategia. Non dico tutte, ma un pochino di robe interessanti, cioè usare la stanza spada per potenziarsi, usare gli strumenti X, usare la confusione come strategia, cioè ti insegnavo un po' di robe di competitivo, poi non le ascoltavo ovviamente perché ai tempi ero non le capivo minimamente, le ho capite a Diamante Perla io le prime strategie. Sgranchirsi, giusto. Ok, ci siamo. Ok, mettiamo.
Sì, ma basta con... Adesso vi siete divertiti con questa cosa del modificare le parole, Sangus Crobat. Super Potion, facciamo una Super Potion che ci può servire. Ecco, adesso si dovrebbe essere il capopalestra, quindi siamo nella cacca fino al collo, perché il capopalestra qua è tosto. Sì, Norman, che fra l'altro è Borman. Borman con la dell'emoticon. Siamo pronti a Borman? Sì, siamo pronti. Vai. Ciao papi. Ciao Zeddy. No. È l'ora di monetizzare, esatto. L'ora degli annunci, bravissimo, bravissimo loser. È l'ora di monetizzare. Proprio mentre c'è la lotta, monetizziamo. Hai ragione, hai ragione. No, fra l'altro probabilmente metterò gli annunci. Aspetta. Metterò gli annunci automatici, probabilmente, più avanti, eh. Appena scopro come farlo bene, magari con il bot che me lo fa ogni tot tempo lui, oppure li faccio ogni volta che una persona entra, così le vede una volta sola all'inizio, probabilmente quando la live non è ancora iniziata, quindi non disturba la visione, diciamo, e poi si veda. Litium a livello 26, non è male, eh. Ok, direi di partire con Ember. Ecco, Teeter Dance, Teeter Dance. Sì, ma tu scherzi, ma un pochino fanno, eh. Non è come una sub, una donazione o cose del genere, ma un pochino arrivano, fanno quei centesimi in più che cambiano. Poi sui grandi numeri fanno veramente tanto. Adesso siamo su piccoli numeri. Critico, primo turno critico. Benissimo. Dimmi che ho un leggendario dietro? No. Però Exelia. Exelia dovrebbe essere tosta. Soprattutto difensiva. Ma ragazzi, occhio a non spammare i simboli, perché sennò c'è Nightbot che vi blocca. Non so come toglierla questa cosa, sinceramente. Ok, partiamo di... No, che eruption. Smokescreen. Betta, benvenuta. Finito di guardare le meme stupide su Instagram. Fra l'altro ieri, poverini, ho bullizzato i moderatori su Instagram, come sempre. Nightbot, la smetto, esatto. Dai. Io non ti ho cagato, esatto, l'ho visto. No, in realtà tutti mi hanno risposto, mi hanno detto robe, tu zitto. C'è la funzione su Nightbot per l'emoticon, ok, lo guarderò. Giammai, brava. Brava. Mai rinunciare. Mai rinunciare alle meme. Ma sì, ho seguito quella pagina alla fine, l'ho vista stamattina, quindi vabbè, carina. Vabbè, un cane. No, se c'è una cosa che odio sono le persone che mi mandano meme o cose del genere su Instagram mandandomi il post di pagine private, quindi io devo seguirle, quasi sempre sono pagine normie, che mi danno fastidio le pagine normie. Basta Teeter Dance, per favore. Ma puoi anche smettere. Ah, ti capisco, io odio le persone, ma quello anch'io, non è che... Ho GIF su Telegram, vabbè, quelle... Quelle erano un'opera d'arte, infatti. Infatti io non devo stare attento a non mandare le mie perché non sono proprio safe for work. Anche se ho un gruppo Telegram 18 più, forse. No, non è vero. Non è vero, dobbiamo aspettare Checco. Dai, Xelia, dimostra che sei forte. Dimostra che sei il Torkoal di Pokémon Masters, dannazione. Ecco, se Torkoal in Pokémon Masters avesse Fire Spin, porca puttana, al posto di attacco speciale X, per esempio. In trappola e scotta. Mamma mia, che disastro farebbe. Comunque, Body Slam. Checco, svegliati, esatto. Ok, usa l'iperpozione con Spinda. Va bene, basta che non le usi con tu sai chi. Con Slaking. Siamo al primo Pokémon, ragazzi, eh. C'è Slaking dopo. Vorrei ricordare. Non finirà più questa lotta, ragazzi. Non finirà più. Ok. La perdo malissimo, ma infatti c'è Slaking dopo. Ah, Fire Spin non dura in eterno? Siamo morti ragazzi, Fire Spin non dura in eterno. Bene, bene, benissimo. Pure psicoraggio. Body Slam, grande, 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 grande. Ok, la prima andata. Il primo andato. Ora ci metterà Slaking di sicuro. No, Vigoroth. Questo fa male, però curiamoci che magari.
Dietro c'ho Pikachu, per dire. Quindi ho vinto, non è che ho perso, però. Oh, Dio, c'è stato il picco di visual in questo momento. Non capisco. A volte c'è veramente il picco di visual con la gente in chat che in realtà parla poco. Quindi non capisco chi c'è online. Avete i Suicune paragonato con gli aborti di Kyurem di White Black? Ma no, perché? Perché? Non è vero, non sono aborti, sono bellissimi per me. Norman lo abbazzo. Come dov'è l'altra serie, esatto, Ricky, cioè. Poi nel momento in cui lo fai notare. Vedrai, vedrai. Fire Spin. Ah, non l'ha colpito un Fire Spin, ragazzi. Perché missi? Perché missi? Perché missi? Mississippi missi. Non ho proporzioni. No, ce n'ho una. Ce n'ho tre, ma non i proporzioni. Ah! Ecco, Lithium, quell'emoticon lì la voglio, prima o poi arriverò alla fase 3, vedrai. Facciamo un po' di smoke screen, magari lo intrappoliamo. Ecco, un critico. Grazie, grazie del critico. Avevo proprio bisogno. Continuo a dare colpi a sta scatola. In realtà siamo probabilmente morti comunque, perché anche se riusciamo a battere Vigoroth facendo così, poi ci sarà Slaking che ci dà problemi. Dobbiamo sperare che nel turno in cui colpisce missa. E nel turno in cui non colpisce gli facciamo male noi. Ok, ora possiamo iniziare con Curse. No, no, non rerollo i Pokémon, non rerollo. Curse, iniziamo a settarci. Settiamoci, settiamoci. Settiamoci sempre di più. Attacco, difesa e abbassiamo la velocità. Aumentiamo attacco, difesa e abbassiamo la velocità. Finta non importa. Rip, esatto. A questo punto. Ok, l'intrappolamento fa il suo effetto. Cioè, ragazzi, vi rendete conto di quanto gioco a Pokémon Masters? L'ho chiamato intrappolamento. Madonna. Mamma mia. Vedo una crit all'orizzonte. E io ti banno. Non è possibile sta cosa. Ma ti odio. Ma spiega come hai fatto. Madonna. Muzzun. Betta fuori. Fuori. Ha chiamato il crit, ragazzi, è colpa sua. Ok, ora facciamo curse per andare al più 4. Si presentino con una donazione. Tu fai iniziare le catene, quindi. Sono una visionaria, esatto. Fai paura, in realtà, fai paura. Ok, dai, siamo a più 4. Dovrebbe fare danno un po' Body Slam, no? Fate Attack colpisce sempre, anche se ho fatto smoke screen. Fantastico. Boh, vediamo a più 4 quanto danno facciamo. Minchia! Scusate la parola, però. Minchia. Perché Feint Attack colpisce sempre? Perché Feint Attack colpisce sempre? Potion! Potion! Vai con la Potion! Priority. Sì, ma priority anche sull'elusione? Vabbè, ora facciamo. Body Slam. 90%. Ah, dannazione. Che per me 90% vuol dire che se mi fanno un smoke screen fallisco. Quindi non la capisco sta cosa. Ho dato un colpo al microfono, scusate. Dai, l'abbiamo battuto. Siamo al 27. Adesso impara una mossa fortissima. Dai, metti Slaking, metti Slaking. No, Linon, Linon, dannazione. Senti bene, scusate, scusate, scusate. Oggi hai una connessione delle balle, però. Betta su. Ok, ora ti. Fire Spin. Headbutt fa male, che vuol dire testa culo. Headbutt. Ok, ora facciamo Protect. Sì, ma anch'io non ho cali, quindi è solo lei che ha problemi, eh. Protect.
Kuzlaking, ragazzi, dovremmo aver vinto. Senza problemi, visto? C'ha facciata! C'ha facciata, dannazione. Ora smoke screen. Slash high crit. No, ok. Abbassiamo l'illusione. Quanto ho di protezione? Ne ho 10, quindi no, teniamole un po'. Facciata non è scottato, quindi. Oh, ok. Due smoke screen, dobbiamo fare il terzo almeno, e poi potremmo colpirlo senza problemi. Ok, iniziamo a missare. Terzo. E anzi, questa è top strategia, eh. Io pensavo avesse due Vigoroth. Forse sono ancora fissato con Rubino e Zaffiro. Anche il Mirutor festeggia la fine della lezione. Ah, della lezione. Avevi una lezione prima? Ah, della sessione, capito? Infatti non ha senso, dico lezioni in estate. Ok. Fra l'altro, devo uscirmi il voto di un esame. Vediamo se mi è uscito il voto. Se è uscito il voto, lo guardiamo in live insieme. Aspetta. No, dov'è? Chi vuole 100 dollari per andare al lavoro a posto mio? Io parto. Arrivo su. Scusate, questo è più importante. È più importante. No, ho sbagliato. Questa è la piattaforma e-learning. Volevo il sito. No, 21 luglio è l'ultimo. Niente. Deve uscire quello del 25 agosto. 25-26, non mi ricordo. Body slam. Missa. Exilia potentissima, ragazzi. L'ho sempre detto, è la più potente. Ok, Slaking. Adesso. Guardate la strategia. Prima mossa protezione. Lui colpirà con una mossa fortissima, Body Failed. A questo punto c'ha Truant, giusto? Pigrone, quindi io posso fare Fire Speed. E ha missato. Slowfing Around. A questo punto lui mi vuole colpire, quindi Protect. Slaking, sei un libro aperto. No, Yone, dannazione no, eh. Fire Spin. Ottimo. Slowfing Around, a questo punto facciamo un'altra protezione. Andiamo avanti di protezioni finché possiamo. Poi iniziamo a fare i vari colpi di smoke screen. Smoke screen. Così quando ci colpirà, poi fallirà. Ragazzi, abbiamo intrappolato Norman. Ok, ho fatto Protect, quindi adesso smoke screen. Protezione finirà presto, perché sono solo 9 pp, quindi. Uè, Simo, benvenuto. Stavo già spoilerando cosa succederà questo fine settimana. Top stratega, esatto. Oi strategoi in greco. No, cioè o i strategoi è plurale, quindi o strategos in singolare. Facciamo Protect. Non mi ricordo quanti smoke screen ho fatto. Fire Spin. Ne dovrei aver fatti abbastanza, giusto? Vabbè, per ora facciamo protezione, poi. Andiamo avanti con. Iniziamo Body Slam, dai, ne ho fatti abbastanza, credo. Ok, iniziamo Body Slam. Boom! Un critico questo era, dannazione. C'ha pure la bacca! Però la bacca, in teoria, lo porterà in vita gialla e quindi non si curerà. No, però c'è la trap. No! Vita rossa, ora sicura. Sapevo io. Dannazione. Dai. Però perde i turni. L'importante è che continui a perdere i turni lui. Ok.
Ok. Ora ci proteggiamo ancora. Ah, no, slow finger round. Ho sbagliato il timing. Ho sbagliato il timing, dannazione. Fire spin. Ho sbagliato il timing, lo sapevo, che prima o poi lo sbagliavo. No, ricominciamo a proteggerci. Sono stupido. Di nuovo la stessa cosa ho fatto. Ok, facciamo smoke screen. Dannazione, ho sbagliato, ho fatto di nuovo la stessa cosa. No! Vabbè, comunque è smokescreen ancora. Andiamo di Lunix. Avveleniamolo. Vediamo se riusciamo a avvelenarlo. Ok, Poison Sting. Avvelenalo. Poison Sting ancora. Facciata, dannazione, c'è pure facciata. Che danno sbagliato. L'ha avvelenato, sì! Con Poison Point. Ok, avvelenato e tutto quanto. Quindi Pugla. Adesso Pugla. Fai. Fai il danno. Fai il danno. Sexy velenosa, ecco lui che inizia con i suoi commenti. I suoi commenti sbagliati. Abbiamo riflesso, mettiamo riflesso, dai. Così ci alziamo la difesa. Sì, low finger round, poison, poison. E ora facciamo un bel disable. Bite Fade, è vero, non ha fatto niente ancora. Facciata, facciata farà malissimo perché è avvelenato. Dobbiamo resistere con Pikachu, ragazzi, con Pikachu. Ho un revitalizzante per avere un po' di turni in più, magari. Ok, vediamo Bag. Non ho un revitalizzante, ragazzi, eh. Devo sperare di vincere con lui. Direi Quick Attack o Double Team? C'è un doppio team, magari. Ah sì, giusto, abbiamo 2 turni. Facciamo double team e poi un altro double team. Così elusione più fallimento dovrebbe ucciderlo con col veleno. Ok, miss. Perfetto, abbiamo vinto. Qua dovevamo fare quick attack, forse aveva più senso. Però l'abbiamo rischiata. Ops, ops. Va bene, dai, è morto. Enorman se n'è andato, Enorman se n'è andato. Ottimo. Sì, ho fatto un paio di errori. Devo fare quick attack qua e non dovevo missare il timing con. Missare il timing. Sbagliare il tempismo con Torkoal. Con le protezioni di Torkoal. La medaglia bilanciamento. Equilibrio, non so come si dice. Equilibrio, sì. Va bene, ci aumenta la difesa. È vero che nelle vecchie generazioni ci aumentava la statistica a caso. MT42. Normannoru. Normannoru è forte. Normannoru è ancora nel PC. Sì. Dai, basta. Capito. Ah, sì, che vuole parlare di Lino, che se ne va. Ah, no, mi dà l'MN di Surf. Parapapà. Please, excuse us for dragging you here this way. Sì, vuole, eccetera. Vabbè, qua in Horas era bellissimo perché c'era tutta la cosa emotional di Wally che se ne andava e dei 2 padri che guardavano i figli andar via. Gnignigni. Ok, abbiamo surf ragazzi. Andiamo a curarci, andiamo a catturare il prossimo Pokémon nel prossimo percorso, direi assolutamente. Così ce l'abbiamo anche di un livello un po' più alto, facciamo la prossima estrazione, poi si va avanti. No, volevo curarmi, cosa fai? Pa, 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 pam. Pa, 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 pa. Parara, para. Ok, ci mettiamo al primo posto il nostro. Vabbè, Litium va sempre bene a quel livello sbagliatissimo. Andiamo giù. Pa, 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 pa. Para, 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 para. C'abbiamo qualcuno che impara surf? Vediamo. Notable, quindi facciamo. Reroliamo. Reroliamo.
Aspe, cosa aspo? Cosa devo aspare? Aspare. Bellissimo Heracross, bellissimo. Vediamo adesso. No, table ancora. Reroliamo ancora. Bellissimo, sempre Pokémon inutili diventa. Se ti fermi in uno spiazzo il Pokémon Tirerolla che nessuno impara a stare, rimani bloccato? Yes, praticamente sì. E in quel caso si può usare diverse strategie. Si può morire contro i Pokémon, quindi tornare al 100 Pokémon, resettare il gioco, un po' di cose si possono fare. Sì, non salverò mai, non credo. L'unica cosa che potrebbe. Forse l'Unix può imparare Surf? Sì, credo di sì. Yes. Credo di. L'unico modo in cui posso bloccarmi. E non è vero. No, perché ho fatto B a caso. È se mi blocco su un'isola deserta e dimentico Surf, ma anche lì è quasi impossibile perché ci sarebbe un allenatore su quell'isola. Forse sì, se c'è un allenatore singolo in quello spiazzo e non posso e mi cambia il Pokémon e dimentica Surf, a quel punto o ho salvato sull'isola, ma che è stranissimo che io salvi in un posto dove posso rimanere bloccato, oppure pesco finché non mi uccidono tutta la squadra e a quel punto. Appunto, ma no, mi basta pescare, esatto. Se pesco si rerolla, quindi non è che devo morire. Per forza. Sì, lì tu non ti fai uccidere da un Wingull, però, eh. Dai, catturiamo questo Wingull, così. Flagello. Quindi sì, è easy. In realtà potrei rimanere bloccato se non prendessi mai l'amo. Cioè, l'amo vecchio l'ho preso, quindi niente. Però se non l'avessi preso, l'amo buono è più avanti anche quello, posso saltarlo e il super amo è in una casa, quindi anche quello posso saltarlo. Quindi se li salto tutti e non li prendo mai, posso rimanere evidentemente bloccato, però anche in quel caso... In quel caso? In quel caso è vero, rimango bloccato, non posso nemmeno pescare per morire. Se salvo sull'isola rimango bloccato per sempre, quindi devo ricominciare il gioco, sì. Takedown. Vediamo se non si colpisce da solo. Mamma mia. Mamma mia. Vabbè, proviamo una borsa adesso. Una borsa, una Pokéball. Gli lanciamo una borsa, sì. Una Great Ball. Poi facciamo l'ultima Stratchimon. Ma mi sa che tutti i membri della chat hanno almeno un Pokémon assegnato, quindi vediamo. Ok. Estraiamo il vincitore. Simo ha già un Pokémon. Vediamo chi vince ancora. Litium e Lunix hanno già due Pokémon. Nightbot non credo che sia uno eleggibile. Come there are no eligible users? Com'è possibile? Ah no, è vero, ci sono zero eligible user. Perché? 15 minuti, roll it. No, non ci sono eligible users, fantastico. Per fare questa estrazione hanno tutti vinto qualcosa. Metti te ultimo. No, rimane. Esatto, cioè non capisco perché. Riproviamo. Ah, ok, ha vinto loser. Ok, finalmente. Finalmente qualcuno che non ha vinto ancora un nome. Quindi sì, loser, lo chiamiamo. Quelli attivi in chat. Sì, ma infatti ho. Forse perché non stava scrivendo da un po' di tempo, quindi non è stato estratto. Ma infatti ho messo 15 minuti di attività, cioè almeno 15 minuti fa, quindi cioè dovrebbe trovarle. Adesso dovremmo essere squadra completa, eh. Cioè, in realtà lo eravamo già, però fra quello a livello 1 e quello a livello 28, mi sa che prendo quello a livello 28, 26 scusate. Quindi bag. No, fammi vedere la squadra com'è. Sì, a livello 28. Mi tengo lui. Mettiamo. No, teniamo Litium sempre che fa schifo. Chi dà accessori acqua? Credo. Fiammetta. Fiammetta e Torkoal.
se non sbaglio. Lithium Sir Simps. Bellissimo questo qua. Sir Simps. Sir Simps. Sono 10:25, ragazzi, abbiamo ancora un'ora abbondante. Riusciamo a arrivare alla prossima palestra? No, non credo, perché affronto tutti gli allenatori io, quindi... Quindi andiamo su. Oh! Oh! Oh, bravo. Non incastrarti. Sigarettina pure, addirittura. Pausa, così a caso. Ti fa male, ti fa male. Oh! No, ecco, l'ho sbagliata l'ultima, dannazione. Ero forte una volta a schivare tutte le cose. Poi con, in realtà con la tastiera faccio un po' fatica. Però con i controller del DS... Cioè con i tasti direzionali del DS erano fantastici. Devo mandare giù il becco nelle uova, fantastico proprio, eh. Ah, c'è Ciclanova, è vero, c'è Ciclanova. Andiamo a Ciclanova, andiamo a Ciclanova. Yes, 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 yes. Mi dava sempre un'ansia da piccolo, cioè mi faceva paura quel posto. Andiamo a Ciclanova, andiamo a Ciclanova. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Yes, yes, yes. E nessuno ha surf, giustamente. Xelia, imparalo. Ecco, qua per esempio può succedere che ci rimane uno che una volta arrivati su quest'isola perdiamo il tipo, il Pokémon che è in grado di fare surf, e quindi in quel caso però possiamo entrare nella grotta e continuare a rerollare, quindi easy. Lì c'è da fare una base segreta, ma sinceramente non mi interessa. Andiamo a New Marvel. A New Marvel. Sempre un'ansia ste musiche comunque. È diversa da quella originale, yes, yes, yes. È tipo una città ultra tecnologica, è tipo un grosso centro commerciale, Ciclamipoli. Però Ciclanova è rimasta più o meno simile. Ed è interessante quello, infatti. Tasto blu, identico sempre. Qua ci dovrebbero essere degli Electrode da catturare, quindi li catturiamo tutti. No, non li catturo in realtà, cioè, non mi serve a niente. Catturerò i leggendari per cui dare i nomi, e a cui darò i nomi dalla chat, quindi tranqui. Flash Niente, no, Flash Niente Electrode con Soft Reset proprio. Mettiamo un repellente, mettiamo un repellente. Ascoltiamo la musica, ascoltiamo la musica. Anzi, alzo un pochino perché secondo me è sempre un po' bassa. Devo cliccare qua prima di muovermi. No, devo cliccarla davvero quella blu. Dannazione. Quella verde. Questo è un Voltorb. Ah no. Ah no, ok. Un escape rope per andare qua sopra, però non credo ci sia nulla interessante. Questo è un Electrode. Yes. Allora sono Voltorb. Gli Electrode stanno tutti alla base del team acqua. Fight, facciamo un double slap. Addirittura Sparky. Addirittura Sparky. Cute, adesso non esagererei dicendo cute, però ti ho pure paralizzato. Ok, morto. Volevo solo un po' con quel mio nome. È vero, aspetta. Però devi stare più attenta, devi stare più attenta. Prima c'erano, non c'erano utenti eleggibili, quindi potevi anche essere... Mettiamo una Paralyze Heal? Ma sì, mettiamo una Paralyze Heal. Povera Beta, no? Ah, solo merita in realtà. Con tutto quello che fa di sbagliato, solo merita. Andiamo qua. Non mi ricordo cosa c'è qua sopra. Ok, qua ci sono due Voltorb. Poi si va avanti. Qua c'è la stanza aperta. Anche qua ci sono due Voltorb. E
Ah, i problemi al telefono. Che di solito sono spegni e riaccendi, vero? Ah, vedi, sei diventato un chiografo, un Groudon fortissimo. Self-destruct, guarda quanto sei forte. Puoi fare self-destruct. Guardati, guarda che forte che sei. Bah! Invece no, stavolta, addirittura, aia, era più serio. Sì, comunque anche te, sorella del dolore sei, praticamente. Che anche tu conosci cosa vuol dire. Ah, ma tu fai ingegneria informatica, quindi mi ripari il telefono, mi ripari il computer, mi ripari la TV. Madonna. Madonna, che fastidio. Poi il punto è che lo sappiamo fare, quello è la cosa divertente. Cioè, non è che ci lamentiamo, ma lo sappiamo fare, quindi... L'ha killato e tu non hai rivitalizzanti. Eh sì. Ecco qua il generatore, lo spegniamo. Una Thunderstorm. Questa è utilissima. Nel gioco normale, qua non tanto. Ok, il generator si è stoppato. Prendiamo il tasto blu. Pillola rossa o pillola blu. Un Parlys Hill. Mettiamo davanti uno un po' più utile di lithium. Poverino, perché è inutile veramente. Mettiamo Pugla, dai. Bellissima sta musica, dannazione. Questo è livello 25, voi lo. Intanto metto sotto in sottofondo un po' di Masters, sai. Sapete come faccio di solito. Devo farmare ancora gli strumenti acciaio, ancora non ce la faccio perché mi dimentico. L'Unix assorbi Vol con l'altro, ma chi se ne frega. Tanto viene randomizzata, quindi è inutile la metto avanti. Ok, Volt Orb, che fra l'altro è un orb di elettricità, quindi Volt Orb, wow. Oh, c'ho le uova in Pokémon Master da schiudere. Tauros, ho trovato un Tauros mentre c'era Tauros, madonna. Nelle uova, va bene, e devo liberarlo perché fa schifo, scusate. Zubat, questo qua lo elimino, poi devo eliminare chi questo Meo. C'era un Rattata, mi sembra, da eliminare, che fa schifo, no? Ho un Tauros supporto. Forse mi serve in realtà, eh? Forse non ce l'ho, eh? Sapete? No, ce l'ho già. Devo liberarlo. E anche Rattata. Ok. Ta-ra-na-na-na-na-na. Ora facciamo... Horn attack? Horny attack. No. Mai. Sbagliato. È sbagliato, ragazzi. Non si fanno battute su queste cose, mi dissocio. Muori, perfetto. E adesso usciamo da New Marvel. Da Ciclanova. Sì, coincidenze? Non credo. Se avessi trovato Shiny su Master sarebbe stato più interessante, però ne ho già 4 di Tauros Shiny su Master. Ciao, faccio più. Questo qua forse dovrebbe aprirci la stanza lì, che dovrebbe farci andare giù e quindi poi su. Magnemite. Inutile sei. Pugla, cosa sei diventato? Un Tropius, bellissimo Tropius. Ce l'avevo nella mia squadra originale di Pokémon Rubino, poi liberato ovviamente perché era inutile. Chi minchia usa Tropius? Devo rimettere un repellente perché non ce la faccio più. Ogni due passi trovare un Pokémon insopportabile. Pugla sempre più utile, devo dire. Can't Escape sempre più utile. Se lo faccio salire di livello però e si evolve, ho due Pokémon che si chiamano Pugla che vengono randomizzati ogni turno. No, allora aspettiamo un super repellente. No, se abbiamo l'escape rope, easy, ma easy. Tanto che strumenti vuoi che ci siano qua dentro di utile? Niente. Ok, surf, che non abbiamo, giusto? Lithium, da morto lo impara, bellissimo. Al posto di rollout, che tanto viene randomizzato di nuovo. Poi fra due minuti dobbiamo rirandomizzarlo. No, in realtà no, perché non affrontiamo allenatori. Quindi, se non troviamo Pokémon, siamo fortunati. Speriamo di non trovarli. Ok, non li abbiamo trovati, quindi non dobbiamo reinsegnare Surf. Vado a curarmi e poi andiamo a destra. E iniziamo la nostra nuova avventura. Nella seconda parte di Owen, che è sempre bellissima. Aspetta, prima con lui che ci dà uno strumento.
Thunderbolt. Utile, utile, utile. Utile in un run normale, qua no. Oh, subito ho trovato strumenti acciaio, fantastico. Stavo giocando poco con Masters, scusate. No, poi appunto spero di arrivare fino alla stanza 29 oggi con la villa, sono alla 21, quindi dovrei farcela se tutto va bene. Anche perché ci sono le stanze acqua-terra, che sono Milotic e Garchomp. E poi c'ho le stanze... Psico Coleottero, quindi Mewtwo. Quindi dovrei arrivare alla stanza 30, così domani in live vi porto la stanza 30 randomizzata. Che è interessantissima secondo me. E poi ci sarà l'evento in concomitanza con l'evento delle uova nuove, quindi dovrebbe essere anche quello carino. Giusto, è il 3 domani? Sì, domani è il 3. Tent are cool. Pugla utilissimo, però sei di tipo volante, quindi volante fuoco. Lithium pure è un leggendario, cos'è la squadra leggendaria qua? Però tutti acqua, cioè tutti acqua o fuoco. Vabbè, mettiamo, non lo so, mettiamo mattone. Via. Scusate. L'ho fatto, l'ho già fatto sgranchirmi. Facciamo Ice Ball. Constrict. Ice Ball mi ha sempre fatto ridere come mosso, proprio bam! Tieni un pezzo di ghiaccio in testa a caso. Va bene. Bam! Ah, fra l'altro è di seguito, giusto, è tipo Rollout, se non sbaglio. Ecco, Super Sonic ci rovina tutto adesso. Perché missiamo, vedrai. Confusi e non colpiamo. Ma quante volte ci colpiamo da soli in sto gioco? Ogni volta ci confondiamo, dannazione. Ho maxato già gli strumenti acciaio, ragazzi. Fantastico. Mentre giocavo a Masters in sottofondo, ho maxato tutti gli strumenti acciaio. Meraviglioso. Fat mattone. No, poverino. Non è fatto. Non è fatto. È una brava persona, mattone. È una brava persona. Dai, muori. Dai che muore. Ok. No, non l'ho ancora maxati gli strumenti acciaio. Mi manca la bandana speciale. E poi... No, in realtà i PS, PS attacco le ho maxati. Mi manca attacco speciale. Fantastico, fantastico. Aspettate. Andiamo avanti. Ah, giusto che va avanti da solo. Fantastico, va avanti da solo. Ah, questo è One Hit KO in teoria. Yes. Avete visto che è cambiato anche lo sfondo? Perché l'ultimo Ice Ball fa malissimo. Bellissima sta cosa comunque. Ok, va bene. Andiamo avanti. Allora, oh, qua c'è Rocco che ci spiega tutte le cose. Qua in Horas ci portava in volo fino a catturare Latios. E si poteva andare avanti tutto il gioco con un cavolo di Latios in squadra. Vabbè. Cose che poi nel remake, cioè nell'originale, non c'erano. Però, vabbè, carino. Scusate, rimetto a fare l'area extra di acciaio. Qua bisogna essere multitasking. Multitasking, non si perde tempo. Tutte bellissime le musiche, ragazzi. Tutte incredibili le musiche della terza gen. Non so come fanno a non piacere. Ad alcuni, già, perché a molti piacciono in realtà. E poi non sono solo trumpets. Ci sono un bel po' di strumenti interessanti. Quanto mi manca Platino quando potevo velocizzarlo. Era lentissimo ma potevo velocizzarlo. Qua no.
Non c'ho un tasto che velocizza, che fastidio. NOS GBA di merda. No, sto giocando su hardware originale, ovviamente, per quello non posso velocizzare, perché giocando non si gioca con gli emulatori, ragazzi, non si gioca con gli emulatori. Andiamo alle pacche. Bello Manectric. Questo qua era il primo percorso in cui lo potevi trovare. Bello Gardevoir. Con psichico subito fortissimo al 26, madonna. Parapapà. Ok. Ah no, qua non c'era. Qua c'era la musica di inizio gioco, bellissima. Dai, affrontiamo in doppio. Che stupidata questa cosa, vabbè. La sua confidence aumenta se affronta qualcuno di forte. Pensavo sempre che in questo percorso si trovasse Latios. In Horas, in teoria. No, nel percorso prima in realtà vieni portato in volo fino all'isola di Latios. Che squadrona però ci abbiamo, eh. Ma farei Bite su di lui e tu fai un bel... Appror colpisce tutti. Sì, ma. L'Unix che urla questa qua. Ah no, Appror colpisce una persona a caso. Ok, un Pokémon a caso. Capito. Aia. Esatto, solo il cartuccio originale. Sempre. Io c'ho qua la cartuccina di Pokémon Smeraldo, non la vedete? Aspetta. C'ho questa, ragazzi. Questa. Questa, ragazzi. Se la conoscete, siete avanti. È meglio di tutte queste cartucce. No, vabbè, perché questo era uno di quei percorsi opzionali che non ti cambiava da piccolo. Io in realtà ero fissato con questo percorso. Perché il mio passatempo durante la giornata, cioè quando avevo finito il gioco nel mio post game, non facevo altro che continuare a raccogliere bacche, a coltivare bacche. Quindi vivevo su questo percorso. Che roba è? Ai. Se non si riconosce qua è grave, eh. Qua si perdono punti dolli. Se non si riconosce cos'era quella schedina. Tra l'altro non funziona più. Dovrei vedere magari se è proprio sono i circuiti o è qualcos'altro. È abbastanza inutile adesso, però. L'Unix si è calmata. Dimmelo, please. No. Nope. La faccio rivedere, anzi, se qualcuno se l'è persa, la faccio rivedere. Non vi faccio vedere bene il nome, perché sennò sapete subito cos'è, lo cercate su Google, però... Questa schedina. È una schedina del DS, ragazzi, eh. È il DS che c'ha una roba un po' più grossa sopra. Oddio. Ah, tu avevi quello che ti permette... Eh sì, ok, io non avevo quelle cose. Non ce l'avevo l'R4, la volevo un sacco da piccolo, perché da piccolo non si pensa alla pirateria, ragazzi, si pensa voglio giochi. Che bello giocare ai giochi. Oddio, ho tirato un colpo. Fra l'altro qua pioveva sempre, mi ricordo, sempre pioveva. Ok, dammi la tua bacca giornaliera. Queste sono stra rare, fra l'altro, sempre rarissime le sue bacche. Ah, quello di nuova generazione, ok. E te ne dava due, fra l'altro. Criminali, giochi si comprano, esatto. Però questa non serviva per emulare. O per piratare, comunque. Non serviva per questo. Serviva per un'altra cosa, questa schedina. Allora, questa aveva delle parole specifiche che in base... Me le ricordavo tutte, ma adesso non me le ricordo più. Cioè, le avevo cercate tutte una volta. Però se usi due parole particolari, ti dà delle bacche molto rare. Anche lì. Sì. Leppa Berry, per esempio, questa qua è la bacca mela. Subito utilissima. Giusto? Leppa dovrebbe essere la mela. Quella dei PP. Esatto. È quella dei PP. Utilissima questa qua. Questa qua, ragazzi, era quella che ci avrebbe salvato la run in platino se l'avessimo coltivata un po' di più. Oh, comunque nessuno ha ancora detto cos'è quella schedina, ragazzi. Su! Abbiamo discusso di pirateria, ma non siete ancora arrivati a dire qual è l'utilità, qual è la funzione di quella schedina.
In teoria c'ho anche schede più utili, però aspetta. Voglio saperlo. Non è quella dei cheat, bravissima. È l'Action Replay DS. È quella che si usava per mettere i trucchi sul gioco, sui giochi del DS. E i tempi, ragazzi, non erano trucchi come quelli di adesso. Cioè, non è che c'era... Ti gennavi il Pokémon. Ai tempi era una meraviglia in cui... Era un mondo diverso, era tutto magico. C'era proprio del divertimento nell'usare i cheat, non era solo un facilitar. Nessuno li usava per facilitarsi il gioco. In realtà sì, nel senso, mi è capitato per esempio di provare a fare delle run, però di solito erano la seconda, non facevo mai la prima run così. Però facevo delle run in cui arrivavo alla Lega, ero stufo di avere i Pokémon battuti da Camilla, quindi me li portavo tutti al 100 e li affrontavo così. Però, capito, non è che ti serviva veramente. Però io mi ricordo la magia del mettere il codice di tutti i Pokémon sono shiny. E da quel momento scoprire il mondo degli shiny, scoprire, andare, curiosità proprio di andare in ogni percorso a vedere questo Pokémon chissà com'è shiny. Cioè era bellissimo. Invece di andare su Google e cercare lista dei Pokémon shiny di quarta generazione. Era una magia. Poi c'era il trucco del passare attraverso le pareti che anche lì, madonna, tutto il void... Il fatto di andare fuori dai muri, cosa c'era? C'era tutto quello spazio nero dei centri Pokémon che per noi era magico. E poi c'era chi provava a correre per un po' e scopriva che c'era questa zona che si chiamava Zona Misteriosa. Allora, oddio! Bellissimo. Era proprio un mondo diverso. E nessuno lo usava per... Non esistevano le cose, non esisteva un mondo online, una lotta competitiva. Nessuno si sognava di mettere per quelle cose lì. Tutti volevano solo la cosa divertente nel gioco, era sempre basato sul divertimento. C'era per esempio un trucco in Platino che mi piaceva un sacco, che ti cambiava lo sprite del personaggio, e io giocavo sempre come Cyrus. Mettevi tipo un codicino nella calcolatrice o nel contapassi, non mi ricordo, e poi cambiavi stanza premendo R tipo, e si attivava il cambio di sprite. Le Grape Berries, bellissime. Sì, erano proprio bei tempi. Poi io mi ricordo che su Perla avevo completato il Pokédex nazionale così. C'erano tutti i Pokémon catturati sul percorso. Fra l'altro era sul percorso sopra la zona sfida, l'area sfida. Quindi il percorso 225-6, una cosa del genere. Era bello. Madò, quanti ricordi mi stanno salendo veramente i bei tempi. Avevo letteralmente tutto il Pokédex dall'1 al 493, tutti shiny ovviamente, sbagliatissimi, catturati nell'erba su quel percorso lì. Ma il punto non è che volevo dire agli amici, no, guardate, ho completato il Pokédex, non dicevo, volevo averlo io, volevo proprio avere l'esperienza di girare e vederli tutti shiny nei box, così. Non era per vincere sugli altri o superare gli altri. Capito? C'era era un mondo diverso, ecco. Ma parliamo anche di brutti ricordi. Vabbè, brutti ricordi... devo dire che ce ne sono pochi, in realtà. Sono tutti ricordi che sono abbastanza divertenti, ora come ora. Vabbè, con Spada e Scudo. Ok, no, lì ce ne sono di brutti ricordi. Sai se sono ancora in produzione? Scrivi su Silver. Produzione? Credo proprio di no. Però ci sono su eBay a prezzi esorbitanti. Su Silver e Gold sono i giochi che fra l'altro si trovano a prezzi più alti da quello che ho visto su Amazon o su eBay, eccetera. Soprattutto se vuoi la scatola in buone condizioni, con il Poké Gear soprattutto, lì i prezzi vanno alle stelle. Infatti è una delle serie che mi mancano, mi manca quella e Nero 2. Infatti volevo prendermele... fisiche, però costano un bel po'. Sarà un progetto futuro farmi la collezione di giochi Pokémon. Però c'ho sempre questa, che è una gioia vera. Fra l'altro, ragazzi, cioè io avevo la scatola e l'ho persa, non so che fine abbia fatto. Guarda che bello. Poi una versione rubino. Fra l'altro con la batteria, non so se vedete dietro le viti, non si vedrà bene, però non sono proprio
vedete che sono un pochino graffiate le viti, perché avevo aperto la schedina, avevo cambiato io la batteria, perché in queste schedine c'era la batteria per gestire gli eventi nel tempo, come le bacche o come cose del genere. Comunque sto perdendo tempo, mettiamo magari sono tutti deboli. Io con Poké Walker, sì, si chiamava Poké Walker, mi sembra, sì. Tra qualche anno lo rivendo, madonna, contattami. Quando ero piccolo avevo l'album di figurine, madonna. Non me lo voleva dare che ce l'aveva Trigger, che sono finito l'album per quella figurina, madonna. Invece mi sentivo un grande perché avevo fatto la prima collezione vera, che avevo finito, era la collezione di... Cos'era, le Lamin Cards o le card? Forse erano le carte di dei Gormiti, ragazzi. I Gormiti, ve li ricordate? Mi essere story, ma ti segnano la crescita. Ma sì, ci vuole. Ci vogliono quelle cose che ti formano. Ti formano come uomo. Ecco. Avevo finito la collezione dei Gormiti, mi ricordo. Che mi mancava una carta. Una carta per completare. E cos'è che avevo fatto? Avevo fatto una psicologia assurda. C'era un'altra carta abbastanza rara che io c'avevo già in singola coppia, che però era interessava a molti, no? E io cos'è che avevo fatto? Avevo usato una mia carta rarissima, che ne avevo doppia, per avere questa carta che in realtà avevo già, quindi ho fatto una cosa inutile, però quella carta che avevo già mi è servita per ottenere la carta che mi mancava da un altro, e quindi avevo fatto questa catena assurda di intelligenza e avevo ottenuto la collezione completa. L'Amicard Cavalieri dello Zodiaco, madonna. Ah, le ordinavi proposte. Io lo volevo fare una volta, poi alla fine ce l'ho fatta da solo. Quello che, il fatto che ai tempi le ordinavi, poi quelle che ti mancava nella collezione, cioè robe che adesso fa ridere a pensarci. Avevo, se no, la collezione più costosa in realtà, che non era completa assolutamente, l'avevo fatta un pochino, ma poi era quella delle carte, delle Lamin Cards di Dragon Ball, quelle costavano un occhio dalla testa, mi ricordo. E fortuna non mi sono mai interessato più di tanto, cioè c'avevo un po' di album, fra l'altro ce le dovrei avere ancora qua da qualche parte. Forse sì, ce le ho qua sopra, un giorno ve le farò vedere. non mi ero molto interessato al... mi piaceva il cartone, ma non mi piaceva tanto quella collezione, quindi i miei hanno ringraziato il cielo perché costavano un sacco. Erano altri che si rompevano le palle di continuarmi a comprare bustine in cui uscivano carte che avevo già. Esatto, era abbastanza fastidiosa quella cosa. E appunto poi i genitori non la capivano questa cosa qua, nel senso, ma ce l'ho già, allora album dei Cavalieri del Zodiaco ancora portato in mano, ma anch'io da qualche parte secondo me prima o poi potrebbe tornarmi utile, ma sarà pieno di falsi, c'erano questi album ufficiali poi che ti davano in edicola, una cosa del genere, che non seguivo neanche l'ordine, le trattavo malissimo, le infilavo storte, ci mettevo roba che non serviva a niente, doppioni accanto, robe proprio che i collezionisti adesso si taglierebbero i capelli, si strapperebbero i capelli, per... taglierebbero un po' poco però. Si strapperebbero i capelli a saperlo, ma era divertente. Charizard prima edizione italiana, madonna. Beh, ma in realtà le italiane adesso non valgono tanto, in realtà. Cioè, so che chi colleziona carte Pokémon le colleziona in inglese o in giapponese. Gli album delle Lamin Cards che poi diventavano sempre raccoglitori di carte. È vero, verissimo, anche quello. Anche lì, tantissime carte di Yu-Gi-Oh! Probabilmente quasi rare o comunque abbastanza carine, trattate malissimo, quindi rovinate. Eravamo bambini, ragazzi, eravamo bambini. Avevamo un po' di priorità diverse, ecco, ai tempi. Soprattutto, vi immaginate che giocavamo a Yu-Gi-Oh! Senza sleeves. Cioè, giocavamo con i mazzi così, puri, semplici, tirati fuori dalla scatola, mescolati belli bene così. Oh, finalmente un bel Pokémon che però non posso usare, dannazione, che devo fuggire. Bellissimo Groudon. Vado a curarmi, ragazzi, non sto facendo una cosa idiota. Allora, vediamo chi impara surf. Ma puoi imparare, fra l'altro, Groudon, se non sbaglio, surf. Era una cosa che mi faceva ridere ai tempi. Ah no, non era Groudon. Chi era di strano che poteva imparare surf che mi faceva ridere? Forse un Pokémon tipo un Slaking poteva imparare surf, forse. Qualcuno del genere. No, mi sembra strano, non ce l'avevo Slaking da piccolo.
Ah no, Ariyama, mi ricordo che usavo Ariyama per fare surf, mi faceva ridere. Basta, solo questo. Pa, pa, pa. Mi mandi una cosa su Telegram, arrivo, arrivo. Anzi, vediamo se mi è arrivata adesso. Sì. Ah no, mi sono arrivati messaggi dal gruppo, dal gruppo dei mod. Ah sì, fra l'altro stava parlando Adam di Meganio, sono uscite le griglie, anche lì mi sto preparando le gemme per quelle griglie lì perché sono fantastiche. Usa Rapidash, vabbè. Ma cos'è sta cosa? Ah ecco, ha visto la griglia di Seriously. Madonna, Charizard, andalo qua. È falsissimo? È sicuramente un falso, vero? Ma cos? È una carta luminosa. No, Nick mi ha appena mandato questa, ragazzi, questa carta. La vedete? Riconoscete di sicuro il Charizardone nazionale. Attacché. Bello, bello. No, è originale, ok, è originale. Ok. Andiamo avanti, andiamo avanti. Tanto sono le 11, una mezz'oretta ancora. Facciamo un po' il prossimo percorso, poi ci salutiamo, eh. Che sono qua, Timbro il cartellino e ne vado. No, devo iniziare anche a studiare. Il vocale? Ho paura di farli vedere in live, quindi... Ho sempre paura, ragazzi. No, vabbè, ascoltiamolo, dai. Era una holo di bianco e nero che mi è uscita così dalla bustina. Quella carta era una holo di bianco e nero che ti è uscita così dalla bustina. Interessante. Probabilmente vale un sacco, perché sono gli errori di stampa. Però in teoria non sai a che carta risale, quindi forse... Non so. Madonna, cioè... C'è uno sul gruppo di Discord che si è stupito del primo Shiny... In Pokémon Masters, quando ne ho 26 di Tauros Shiny, non ce la faccio più. Ok, andiamo avanti. Fra l'altro, appunto, oggi è finito l'obiettivo dei Sabbini, quindi io direi che il prossimo obiettivo dei Sabbini... cosa mi dite, ragazzi? Mettiamoci un nuovo obiettivo. Facciamo un bel sondaggione per il nuovo obiettivo da mettere qua sopra in live. Perché l'obiettivo dei Sabbini per fare il gruppo Telegram ce l'abbiamo. Potrei fare... l'obiettivo per una nuova emoticon, però no, ne ho già non ho ancora messo la seconda che potrei farla. Facciamo un mad shot, via. No, scusate, com'è possibile? Prima avevamo Exelia e l'Unix che era diventato un Groudon, adesso Pugla Groudon, fantastico. Groudon all'infinito. No, dobbiamo pensare a un bel obiettivo. Che può essere un obiettivo di donazioni, in generico, oppure un obiettivo di sub, per cui facciamo un'altra cosa. Devo pensarci. Probabilmente ne parleremo sul gruppo dei sub un pochino. Ah no, è un allenatore, giusto. Bubble Beam. Che strano rivedere un Corsola normale. Dopo tutti i Corsola che c'erano. O i Corsola di Galar. Oh, un altro Bubble Beam. Non Double Team, per favore. Na na na, na na na. Potevo anche comprare pozioni, ragazzi. Cioè, sto giocando molto all'andare avanti, ma sbaglio perché mi servono le pozioni sempre, le cure, i repellenti. Non li compro mai. Vabbè. Swellow. Per Swellow invece cambierei Pokémon. No, fanno tutti abbastanza. Mettiamo Corsola per ora. Con Bubble Beam ancora. Bubble Beam. Devo anche ricontinuare su Masters, ragazzi, perché non è possibile fare una sola cosa alla volta. Qua bisogna fare sempre cose per volta. Che stronzo Nick che gli hai detto comunissimo. È vero, domani esce Charmander Shiny, ragazzi, in Masters. Cioè, Charmander Shiny. Esce Charmander, Squirtle e Bulbasaur, fra cui gli Shiny. E li voglio parecchio, gli Shiny di quei Pokémon lì. Andiamo avanti. No. Ah no, lì c'è solo un albero, non serve andare. Ok, basta.
sembra dica Illumis. Andiamo su. Oh, qua c'è la pioggia e l'erba alta, altissima. Ora Freezer perderà un po' quel po' di rarità che ha. Ma sì, ma in realtà sono diversi come mosse, quindi sono comunque rari. Anche uno che si è preso Freestoise o Freesaur, Freestoise e Freesaur mi fanno ridere un sacco. Comunque hanno qualcosa di esclusivo, perché sono, hanno un set di mosse e cose completamente diverso e abilità completamente diverse. Ah, gli Striker sono uguali? Vabbè, allora. Allora, ciao. Allora, ciao. Probabilmente allora troverò un altro Freezard. Però partivano da 3 stelle. Quindi io il mio Freezard ce l'ho a 4 stelle, fra l'altro. Se non sbaglio, 4 o più. Fra l'altro qua c'era il quartetto ninja, mi ricordo. C'erano degli un quartetto, un terzetto ninja, non mi ricordo, che... sono un gruppo di allenatori che si muovevano in base ai tuoi movimenti nell'erba. Dovrebbe essere interessante. Mettiamo Litium. Ah, che bello, un bel dragonite. Un bel dragonite. Continuo a arrivarmi le notifiche da Twitter da quando ho commentato il tuo post, Nick. Madonna. Devo smettere di commentare i post di Twitter di Nick, perché sono la follia veramente. Ta-ra-na-na-na. Tra l'altro non ho guardato le mosse dei tech, dei supporti, non mi sembravano cose esagerate, però magari mi sbaglio. Dragon Rage. Vogliono quell'account di Masters, e la madonna, ma fa cagare. Ma fa cadere quella che... Cioè, ok, c'ha Charizard, wow! Un Charizard, 1 su 5. Madonna. Solo perché ha qualche evento. Cioè, vabbè, folli, folli, ragazzi. Questo è perché hai capito cos'è la media di Masters. Non c'è manco... Esatto, non c'è uno di farmabile. Sei incastrato in una situazione strana con la stamina, perché non ha fatto niente per stamina con l'account. Hai trovato Charizard ai tempi de... A marzo ancora, quindi... Cioè. Ha rasciato Palkia per prendersi la caramella, anche lì. Strange. Strange, strange. Vabbè, comunque. È la stessa situazione comunque di chi inizia adesso. Però, mica tanto, perché c'è un po' di salti temporali, ecco. Sai che la stamina l'ho tutta accumulata, nel box regali. Vabbè, però... Meglio usarla, diciamo, ecco. 15k stamina, e la madonna. E la madonna. Whirlwind, fantastico. Io invece ieri ho avuto per la... In realtà mi succede raramente. Ieri mi è successo in un momento fantastico nel pomeriggio la ricarica della stamina. Che mi succede... Cioè il salire di rango. Che fra l'altro salire di rango è la cosa più inutile della storia, perché se sei a un rango altissimo, comunque non è che non giochi per così tanto, per cui la stamina massima ti cambia qualcosa. Di solito giochi ogni poche ore, quindi comunque anche se la stamina è miliardi non ci arriverà mai, non ci arriverà mai a ricaricarla del tutto. Quindi non cambia niente, e anzi se sei più avanti hai meno volte il fatto del salire di livello e quindi del ricaricare la stamina, che è una cosa utilissima. Ieri mi è successo a una lotta che avevo fatto le ultime 20 proprio per salire di rango e quindi ho usato... Cioè proprio avevo 20 stamina, mi mancava 20 per salire di rango, quindi l'ho usate 20. Salito di rango, ho ricominciato la stamina, ho fatto un pochino di level up utili. C'è da dire che comunque ne sto facendo massimo 3 o 4 al giorno, di unità al 125, quindi ci piglio una vita. Poi finite quelle, in realtà non finite quelle, perché adesso la stamina devo ricominciare ad usare un pochino per le griglie, cioè per gli uniciondoli e per le uova adesso che esce il nuovo evento. Quindi si rallenterà un po'. Poi, una volta finite le unità al 125, dovrò comunque raccogliere tutti gli strumenti per potenziare la mossa... Come cavolo si chiama? La tipabilità, che quello lì per fortuna è una sola categoria di strumenti che usi all'infinito su qualsiasi Pokémon, quindi easy. Però adesso per il fatto, per esempio, dei quaderni per i tipi e degli strumenti per attaccanti tecnici e supporti, ogni giorno faccio, ok, oggi faccio i supporti fuoco, domani faccio gli attaccanti acqua, una cosa del genere. Piano piano, ce lo sto facendo, però pochissimi.
Oh, non vedo l'ora di riportare tutti a livello 125 col massimo di tipo abilità, così ricomincio a farmare ciondoli, a farmare quaderni soprattutto, perché anche quelli li sto un attimino perdendo, soprattutto quelli verdi li ho finiti tutti, quelli oro sono 8000, iniziano a calare. Ah no, qua c'è la tipa che ti dà la lettera, giusto? No, che manda l'Wingull con la lettera, una cosa del genere. La Cave of Origin, interessante. Spoilerone, spoilerone per il futuro. Qua ragazzi possiamo trovare Phoebus, ma non lo farò, non lo farò, mi dispiace. Lì ci sono delle bacche, servono qualcosa? No, andiamo avanti. Qua ci sono i ninja. Andiamo di qua, dai. Andiamo al centro meteo, dai. Facciamo un po' di cose utili. Lainon. Qua c'è l'episodio meraviglioso di Werster. Non so se lo seguite, è uno speedrunner di Pokémon. C'è la classicissima clip di Werster in cui trova uno shiny su questo percorso e si incazza. Bellissima sta cosa. Quanto ci hai impiegato a caricare l'iperpozione? Madonna! Ah, ho capito come funziona a livello di programmazione. Praticamente i tuoni fanno parte dell'elenco di animazioni che devi processare in uno stesso secondo. E quindi siccome c'erano i tuoni che avevano priorità massima, la Pokéball ha aspettato un po' prima di uscire. Ho tirato un colpo al microfono. Wailord, ciao. Ciao Wailordone. Potentissimo la pioggia, vediamo se sa. No, c'è Water Gun, proprio non mi interessa. Senti, senti, testa culo, headbutt. Ok, fuggiamo, fuggiasco, Django, Django. C'è lo sguardo del fuggiango, Django. Cheat, Ano Koldiz. Run, basta, basta. Fammi scappare, ti prego. Ti prego. Oh, bene. Andiamo su. Dai, dai, istituto meteo. Oh, finalmente, evento del timidro. L'istituto meteorologico. Oh, yes, Weather Institute. Qua c'è una cosa di sprite che mi ha sempre dato stranezza. Tipo qua in basso c'è una sezione in cui il vetro è per terra. Non si capisce perché. Non so se avete visto. C'è il vetro per terra, vabbè, strano. Andiamo avanti. Qua c'è il letto famoso che non si può usare mai nelle sfide, ma io lo uso. Ta 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 ta. Stranissimi sempre i letti durante gli eventi così, comunque vabbè. Pronti. Che qua è bellissimo perché il Team Magma appunto ha creduto che il meteorite fosse qualcosa di utile per il suo obiettivo. Qua il Team Hydro crede che Casforo sia qualcosa di utile per il suo obiettivo. All'inizio tutti e due i team sbagliano completamente strada e poi si ritrovano dove ci sono le due gemme e lì capiscono che c'è qualcos'altro da fare. Mi è sempre piaciuta questa cosa qua, che all'inizio sbagliano proprio i team avversari. Mettiamo... Vediamo cosa puoi fare. No. Mettiamo un Lunix, via. Un Lunix. No, ho fatto canto. Ho sbagliato. Ah, continuo a dimenticarmi di far partire le cose. Ok, partito l'audio di Masters. Ok, ora facciamo Fury Attack. Oh, dai, ok. Perché sono così lente le lotte, madonna, sono proprio lente. Muori! Muori! Ok, oh, andata. Finalmente.
Oddio, mi si era disconnesso dalla chat, non so perché. A caso. In realtà mi fa bene i frame, mi sembrava andare bene, però si era disconnesso dalla chat qua a sinistra. Stranissimo, va bene. Ok, andiamo avanti. Tipo terra, su tipo volante non servirà molto. Quindi cambiamo, mettiamo... loser, guarda cosa sei diventato di bello. Parabarabara. Parabarabara. Thundershock. Battuto. Pucci, facciamo Thundershock. Ottimo. Fainted. Inutile sta cosa però, veramente. Ho una lotta in doppio, almeno dura un po' di meno. In teoria. Az. Hai visto quando si diventa leggendari c'è sempre quel colpo di stupore. Mi sa che ho finito anche i gear acciaio, ragazzi. Mi manca solo quelli folletto. Ok, oh che bello. Pugla, fai un bel Leech Life che è super efficace su Pucciena. E tu fai Rock Throw su Zubat. In teoria è super efficace, non mi ricordo. Sì, lo è già. Sì, è già di tipo buio. Ops, ho dato un colpo al telefono, che sbaglio sempre a dare. Ok, ho maxato tutti i gear, che bello, tutti i gears. Ok, 13, 14, e 15. Ok, ho fatto bullo, dannazione. Yes, ho maxato tutti gli strumenti acciaio, fantastico. Allora, Pugla, te fai Leech Life ancora su Pucciena e tu fai Magnitude. Così colpiamo un po' tutti. Pugla, però non è possibile, tutte le singole volte in cui c'è... Sono confuso, mi colpiscono. Non è possibile. Ottimo. È ottimo. Ok, è morto Pugla, quindi mettiamo Lithium. Poi andiamo giù a curarci, ragazzi, è così. Direi finito il Weather Institute. Ci salutiamo, che abbiamo fatto un bel po' oggi. Devo abituarmi a fare live più lunga, lo so, però... Raga, in questo periodo è un po' più complicato. Magari finita la sessione potremmo iniziare a fare live anche un po' più lunga. Poi le mattine saranno un po' più tranquille. Adesso ho mattine un po' più complicate in questa settimana. La settimana prossima no, dovrebbero essere già più semplici. Facciamo Metal Claw. Scisor, il tempo è poco, sì, è un po' un casino. Sta settimana in realtà, perché settimana prossima già dovrebbe essere più facile. Da metà settimana prossima in realtà, non dall'inizio. Sai che non so in realtà, forse anche di più. Dovrò chiedere. Arrivata Babi, vieni qua. Arrivata Babi a farmi compagnia. Ogni tanto compare. Tanto la conoscete tutti già. Baboni. No, è andata sotto il letto a nascondersi, va bene. Ok, andiamo a curarci. Così ci fa la porta aperta però. Natura timida, esatto. Però ha più velocità che attacco e meno attacco. 27, 28, 27 teniamo ancora. Cioè, ragazzi, siamo all'istituto meteo e non sono ancora a livello 30. Com'è possibile? Va bene.
E avere la squadra full inizio gioco è un po' un problema, in effetti. Ok. Devo trovare l'area allenamento che mi dà il tipo folletto. Dai, lo faccio post live. Puglas è un po' inutile, però. Litium è già meglio. Litium è già meglio. Strano, strano che Litium sia meglio di Pugla. Però. Odor Sleuth. Odor Sleuth. Odor, Odor. Mach Punch. Bellissima animazione in terza gen, non me la ricordavo così. Lo zubattone. Thunder Punch, madonna. Madonna, Thunder Punch. Bello sto Hitmonchan, mi piace. Coi pugni elementali. Ok, adesso ci dovrebbe essere Carvagna. E per Carvagna facciamo Thunder Punch ancora. Oppure Mach Punch, dai. Mach Punch è più divertente. È di tipo buio, tanto. Tanto c'è Rough Skin che ci colpisce in ogni caso. Non è un problema. Oh, Litium si è dimostrato utile stavolta, dai. Si è dimostrato potente. Questo deve essere l'admin, se non sbaglio. No, l'admin è questa qua. Lo sto dicendo, è ovvio. Eccola qua. Che l'avevano un po' più caratterizzata in Horas, come sempre. Cioè, strano che Horas caratterizzi i personaggi un po' di più del gioco originale. Qua era russa, stranissima. Shelly. Era una roscia. In Horas cos'era? Adesso io ci penso. Vabbè, era una piratessa anche lì. Rossa de Peo. Allora, aspetta, cos'è che abbiamo? Carvagna, sono tutti tipo acqua buio. Ma sì, mettiamo loser, divertiamoci un po'. Anche se di tipo fuoco. Loser, questo episodio è stato la nuova Exelia. Sempre leggendario ogni turno, va bene. Gust. Comunque, fortuna avevo detto che questa sfida sarebbe stata molto più facile della precedente. No, più che altro, vabbè, è semplice, nel senso che se perdo al reset successivo quasi sempre ho Pokémon utili e quindi vinco. Però la maggior parte delle volte, madonna, che lentezza. Poi ha mosse sempre inutili loser, non so perché, cioè loser in questo gioco. Probabilmente lo imparava a livelli molto più in là, a mosse utili. Swagger, forse abbiamo un tipo lotta. No, non mi sembrava. No, aspettate. Ah, ok, qua trovo quelli folletto, quindi faccio subito. Consigliata. Sì. Tipo volante. Ok, vado. Scusate, stavo formando Masters anche. Gust. Così inizio a farmi Gears folletto. Non flinciare, però. No, snappato fuori dalla confusione. Snappato fuori. E Mightyena se n'è andato. Bene. Tra l'altro Mightyena è una cosa. Proprio sono fissati con Mightyena in questo gioco. Tutti i boss vari. Tu vai, ma anch'io fra pochissimo saluto tutti. Anzi, adesso proprio abbiamo finito. Quindi vi saluto. Sì, dai. E fa situation. Ok. Take this Pokémon, Castform. Devi andare un soprannome, quindi estraggo subito. Sì. Estraggo subito. Se capita uno che è già uscito, va bene. Lo rifacciamo. No, non ci sono eligible user. Cos. Ok, lo chiameremo al prossimo episodio. Intanto lo chiamo Castform e basta. Ok. Someone's PC. Ok. Va bene. Qua la sorride. Infatti Betta non è ancora vinto. Prossimo episodio probabilmente vincerai, dai. Vedi, sei offline per troppi minuti. Il bot non ti riconosce più. E quindi
perdi il giveaway, mi dispiace. È una volta buona, vedi? Devi commentare ogni poco. Comunque, salvo. E a posto. Bene, allora, noi ci vediamo domani con, credo, Pokémon Masters, se riesco ad arrivare alla stanza 30. Detto questo, vado ad accendere i vari servizi su Discord, eccetera, e noi ci vediamo più tardi sul gruppo dei bot, sul gruppo dei bot, sul gruppo dei sub. Switch Sucks mi lagga con Terraria. Ah, dannazione, Terraria che ti lagga. Terraria per laggare deve essere veramente una cosa assurda per quanto è leggero. Comunque, fine dei discorsi. Noi ci vediamo fra poco sul gruppo dei sub e domani invece su Twitch. Alla prossima, grazie di tutto.